30-40 anni fa ancora, in questa zona della costa toscana, si pensava che sarebbe stato impossibile fare dei vini di alto livello. Qualcuno ci ha preceduto, ha creato un vino che è immediatamente diventato uno dei vini italiani più famosi, chiamato il Sassicaia. Negli anni 80 è stata fondata Ornellaia, che si è sviluppata, direi, durante tutti i 30 anni della sua esistenza. L'azienda Ornellaia è arrivata in un momento dove tutto stava cambiando nella Toscana viticola, che nell'arco degli anni 70 e 80 ha fatto il passaggio tra una zona che produceva dei vini di consumo quotidiano a una zona che si è scoperta di essere in grado di fare tra i più grandi vini d'Italia, certamente forse anche al mondo. Oggi, dopo 30 anni, la posizione particolare di Ornellaia è di essere visto sempre come un'azienda giovane, ma un'azienda giovane che è diventata un classico. Il vino ha questo privilegio, è fondamentalmente un prodotto della terra, un prodotto agricolo, ma è un prodotto che è riuscito sicuramente a diventare anche un prodotto di cultura. Nel suo consumo, nella codificazione del suo consumo, nel fatto che sempre si riferisce a un territorio particolare e quindi il parallelo tra l'arte e il vino è una cosa abbastanza diffusa e anche ad Ornellaia l'abbiamo inserito con un progetto che chiamiamo Vendemmia d'Artista, dove chiediamo a un artista di fama internazionale di interpretare in qualche modo ogni nuova annata di Ornellaia. Qui nel Borgherese abbiamo un territorio, fra l'altro, di grande suggestione, di grande potenza, che è anche protetto, quindi è vero che abbiamo anche l'obbligo di inserire in modo più armonioso possibile le nostre strutture in questo territorio. È una struttura spiccatamente moderna e nonostante estremamente ben integrata nel territorio, allora è una struttura abbastanza nascosta, quindi che dal fuori si percepisce abbastanza poco, e c'è tutto un gioco di colori, evidentemente, con delle parti in rame, con delle parti un po' dipinte in grigio, che si armonizzano abbastanza bene con il bosco che ci circonda. Noi ci dobbiamo un po' aiutare da materiali che permettano di avere una coibentazione che garantisca che si possa mantenere la temperatura nel range desiderato. Quando si ricerca l'eccellenza non ci si può concentrare soltanto su un aspetto. La catena deve essere coerente fino in fondo, quindi anche lo stoccaggio dei materiali, delle cassette di legno, per esempio, nelle quali mettiamo le bottiglie di Ornellaia, anche queste devono essere evidentemente stoccate in buone condizioni. Siamo decisamente soddisfatti per due motivi. L'esigenza tecnica è raggiunta, abbiamo un magazzino coibentato, protetto, però siamo anche contenti di aver trovato una soluzione tecnica, tecnologica, non invasiva da un punto di vista visuale. Per cui credo che, nonostante rimanga un materiale che ha un lato molto moderno, così come lo è la cantina, siamo riusciti a mantenere questo spirito nel quale anche un'architettura molto moderna si può armonizzare con un territorio molto naturale come quello di Bolgheri.